Patrizia Prestipino, membro della direzione del Partito Democratico, amica di Radio Radio. Ciao Patrizia. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Dunque, ma tu sei la segretaria... Sono pericolosa, attenti. Sei la segretaria di uno dei circoli considerati da chiudere immediatamente da Fabrizio Barca. A nostra insaputa, nel senso che ci è arrivata questa pugnalata notturna, visto che insomma una roba del genere arriva di venerdì sera verso mezzanotte, quando insomma sei lì a cercare di rilassarti dalla settimana di lavoro eccetera, poi che avrei due reazioni: una lacrime isteriche di rabbia e dispiacere, e poi ti rialzi e combatti, che devi fare, no? Poi conoscete. Ecco, no, allora com'era, cioè secondo te che lavoro, ecco, perché a questo punto uno dice, che dati ha consultato, che cosa ha visto Fabrizio Barca per dare questa diagnosi pesantissima, appunto? Ma intanto è un'associazione, la sua, non ho capito bene se di stampo socio-pedagogico, culturale eccetera, che insomma fatta di ragazzi che noi abbiamo ricevuto, perché c'è stata un'intervista che a questo punto è diventata una vera e propria, come dire, interrogatorio, tutti i dati, no? Postumi, a cui noi abbiamo risposto con molta serenità a tutte le risposte. Tra l'altro io ho consultato anche la relazione attentamente, in realtà noi come PDR siamo messi virtuosi in quasi tutte le risposte. Il problema è che cioè laddove arriva la bollatura, il potere per il potere, interessi particolari vanno su quelli ultravanzano quelli generali, si blocca ogni tipo di confronto democratico, si bloccano forme innovative di politica. Voglio dire, vorrei ricordare, io faccio l'insegnante di latino in un liceo della periferia romana, non ho nessun incarico se non quello che Renzi, bontà sua, mi ha voluto dare, mettermi in direzione nazionale, non faccio il consigliere municipale, il comunale, il deputato, l'assessore, sono tornato quindi a lavorare. Quindi di potere ce n'è poco, ecco, sta dicendo, insomma. Dobbiamo ridere, ridiamo, nel senso che e con me l'avete anche visti, sono tanti giovani ragazzi, laureandi, laureati, insegnanti, presidi, c'è Alessia Filippi, la pericolosissima Alessia Filippi, campionessa del mondo di nuoto, piccoli imprenditori che hanno voluto, mi hanno detto: possiamo venire a fare politica da voi perché ci piace come la fate, ci piacciono le tematiche dell'incontro, ci piace poi il fatto che sono renziana, unica in quel territorio, ha anche attratto persone che hanno stima e consenso nei confronti di Renzi, insomma un insieme di cose da cui non pensavamo proprio una bollatura del genere. Io pensavo, vabbè, conoscendoli mi daranno tra il 7 e l'8, ma figurati se prenderò mai, no, il 10, il circolo virtuoso. Invece mi sono trovata che non solo non siamo virtuosi, ma siamo pericolosi, insomma, ragazzi. Che cosa vi viene contestato? Sono state spiegate le motivazioni? Perché lei le chiede fondamentalmente le motivazioni, quindi certo, evidentemente... Barca mi deve vedere, de visu, come dicono i latini, occhi negli occhi, e mi spiega punto per punto, ma ripeto, punto per punto, quali sono le motivazioni per cui il nostro circolo, che è rinato perché prima non esisteva più, e voi sapete che l'euro è un quartiere di destra, insomma, ci vuole un presidio del centro-sinistra importante, altrimenti su via l'Europa... Oltre il gazebo del PD Euro, la Prestipino sempre lì a volantinare, tu ti ritrovi quello della Meloni e di 5 Stelle, senza il nostro dilagheranno Meloni e 5 Stelle. Auguri per il PD. Se tu molli i quartieri di destra, hai finito. Perché dice che è una guerra, che è una guerra contro i renziani di Orfini e Barca? Ma guarda, non lo so, l'idea del complotto, come dicono alcuni, non mi diverte, non mi appassiona, però certo, un po' di sospettucci mi cominciano a venire, insomma, sul fatto che c'è stata non una pulizia, perché quella è benemerita, va benissimo, siamo stati tutti a chiederla, perché io sono la prima che chiede pulizia etica oltre che giudiziaria, ma insomma dalla pulizia all'epurazione, ragazzi, il passo è davvero grande. L'epurazione vuol dire un'eliminazione scientifica di quei punti dove si fa politica che sono scomodi a determinate essenze del partito. Ora è pericolosa perché andiamo a fare i volantinaggi con i ragazzi sotto il sole e sotto la pioggia, pericolosa perché facciamo dibattiti sul lavoro, sulla sanità, sullo stadio della Roma, invitando i comitati di quartiere, pericolosa perché abbiamo il coraggio di dire quello che pensiamo,
pericolosa perché abbiamo una visione della politica e per noi è in mezzo alla gente, ma anche sui social network, a cercare di raccontare le cose, non a buttare la polvere sotto il tappeto. Cioè, ma di che stiamo parlando? Ormai la Però comunque Fabrizio Barca, scusami Patrizia, Fabrizio Barca non è un giornalista, non è uno che si è messo là e dire adesso andiamo a vedere di fare le pulci al PD romano, è stato incaricato dal PD romano di vedere com'era la situazione nei circoli, cioè gli è stato dato un incarico ufficiale, quindi non, cioè questo lo ricordiamo perché... Per carità, infatti noi abbiamo aperto le porte, quando sapete che una decina di circoli li hanno mandati a quel paese e gli hanno detto noi non vi neanche vi riceviamo. Pensate, cioè, noi siamo stati... in nome della glasnost, della trasparenza insomma. Vabbè, ma sai, ognuno ha le sue... le reazioni emotive a caldo, non so, poi sai, io faccio l'insegnante, io vivo di valutazione, ma neanche mi dispiace essere valutata, vedi, ho parlato con voi della buona scuola, a me non scandalizza la valutazione del professore, no, ne abbiamo parlato, quindi figurati se non l'abbiamo ricevuti con grande spirito di collaborazione a chiacchierare, però insomma sinceramente se poi io ti do delle risposte e tu di quelle risposte ne fai un uso, come dire, a tuo uso e consumo, beh no, allora non ci sto, perché io ti do tutte le risposte del mondo, siccome non sei né un magistrato e non sei un avvocato penalista, allora tu mi dici, adesso mi vieni a spiegare dove sarebbe la pericolosità del nostro circolo. Ecco, io ripeto, faccio l'insegnante di latino, ho rifiutato qualsiasi, come avete visto sono tornata a lavorare, non mi sono candidata, per cui sai, sto circolo di potere che fa candidare la Prestipino non mi pare, andate nei circoli dove ci sono stati gli arrestati, gli indagati, quelli agli arresti domiciliari, andate lì a vedere se trovate corrispondenza tra il malaffare amministrativo, cioè di chi ha incarichi amministrativi o chi governa dall'esterno di un incarico amministrativo, invece chi fa politica seria, cioè trovatevi lì i nessi e non gettate fango ragazzi di 20 anni, io ho il diritto e il dovere di difendere, ma stiamo scherzando. Patrizia, lei giustamente contesta il metodo, però in realtà se il metodo è sostituiamo... la sentenza di morte, certo, però se non è solo il metodo, no, è una sentenza che farà assolutamente. Però se sostituiamo lei con Marino e Barca con Renzi, non è la stessa cosa che sta facendo Renzi con Marino? Chiesto a una renziana. Beh, nel senso che è una sentenza di morte quella di Renzi nei confronti di Marino e che comunque c'è una condanna nei confronti del sindaco che viene attuata più o meno nella stessa maniera come è stato condannato il suo circolo. Allora, non è la stessa identica cosa, cioè io non è che faccio il sindaco di Roma. No, però io voglio dire, lo stanno mandando via un po' a spallate, cioè il suo Renzi lo manda un po' via a spallate Marino. Indipendentemente da meriti Renzi, o da demeriti Renzi, ma io su questo sono d'accordo, cioè io sono stata la prima, lo ricorderete, non so se ho parlato con voi, a dire già da 3 settimane fa la città non può andare avanti così, ma non perché Marino sia una persona pericolosa, ma perché si è trovato in una situazione che è più grande di lui e che è ingestibile, un po' perché la città, diciamolo, ne parlavo con voi, no? Sui problemi del degrado, sui problemi dei servizi che mancano, sì, sui problemi della mobilità, del traffico, dell'immigrazione. Cioè ci sono, come dire, questioni che paralizzano la città, sulle quali se aggiungi il macigno di Mafia Capitale, tu capisci con una classe, diciamolo, amministrativa abbastanza scadente, perché ormai il cadimento è totale anche nei municipi, nei comuni, nel comune, nella giunta, tanto è vero che il super assessore in proda ha detto ciao ciao ieri, ragazzi, ma come pensiamo, ma tu devi voler bene questa città, devi voler bene al partito, poi pagheremo noi, ma abbi il coraggio di dire facciamo un passo indietro. Ma Renzi lo sta facendo per il bene di Roma o lo sta facendo per il bene del PD? Per tutte e due, e fa bene, perché lui è sia il segretario del PD, certo, e il PD così non può andare avanti, ma guardate che polverone che ha creato questa roba, che getta fango su tutti, almeno si fa una bella operazione di pulizia. Tutti potranno dire chi sono, cosa hanno fatto, cosa vogliono fare per il PD, ma poi soprattutto lo fa per il bene di Roma come Presidente del Consiglio, perché lui l'ha detto chiaramente, a me interessa se le buche vengono ricoperte con l'asfalto, mi interessa se le scuole funzionano, mi interessa se ci sono i servizi sociali disabili, non è che mi interessano le beghe del partito, non è vero che Matteo su questa roba non ha messo bocca. Solo che hanno scatenato con questa forma di blacklist, di divisione tra buoni e cattivi, una ribellione anche
emotiva dei circoli, perché non è che mi ribello solo io per difendere la comunità mia, ma credo che tanti circoli che magari come noi hanno lavorato bene si sentono adesso sotto accusa. Poi ecco, per dire paga, Patrizia, per farci capire, secondo quello che dici non sono stati utilizzati dei criteri oggettivi di valutazione, qualcosa di misurabile, si è andato un po' per sensazione, è questo che sta dicendo? Ma io, allora, io non è che sto, tra l'altro Barca non si è mai visto, ha mandato il suo team fatto di due ragazzotti che stavano lì, due ragazzi che hanno, non hanno mai parlato, scrivevano, e una signora che faceva domande. Cioè non è che Barca si è mai visto, cioè, non è che Barca sia proprio un uomo delle periferie. L'altro giorno dalla Grub gli ho sentito dire: ma ho scoperto tramite i miei ragazzi che Roma è una città grandissima, che è piena di periferie enormi, degradate. Ah beh, complimenti, cioè ci ha messo tanto. Oh, però esiste un problema di gestione, perché questo tra l'altro per esempio ne ha parlato anche qua in trasmissione Morassut, dicendo: ah, io da tempo avevo sollevato il problema delle tessere finte. Insomma, c'è un problema di potere per il potere, che ha utilizzato i circoli, che ha utilizzato le tessere. Certo che c'è. Ma scusami Stefano, ma quando io mi sono candidata alle primarie per sindaco, e come vi ricorderai, vi ricorderete, ero sola contro tutti, a me nessuno mi ha dato neanche una firma, ci volevano 1500 firme di iscritti. Io, che non ero un capobastone, non ero nessuno, mi sono messa in mezzo ai quartieri di Roma a cercare firme dei cittadini e degli iscritti, perché a me nessun circolo mi ha aperto la porta, nessun circolo, perché dice: no, qui portiamo questo, qua portiamo qua, qua si porta Marino, qua si porta Sassoli. Cioè le correnti romane si erano strette sui loro candidati. E così è stato sulle parlamentarie. Quando Renzi a me mi ha detto: basta, candidati alle parlamentarie, perché tu... E io ho detto: Matteo, ma a me chi me le dà 500 firme di iscritti in 24 ore? Ma a me chi me le dà? Che non ho né... Cioè, sono iscritta io, i miei amici, mia mamma e basta. Cioè, a me chi me le dà? Loro l'hanno dati a chi volevano loro. Questo era il sistema delle correnti. Tu vai a colpire quel sistema. Non vai a colpire chi riprende un circolo, mette a disposizione del PD EUR, che non era pure senza sede, la mia sede elettorale, dicendo al PD: la metto io, me la pagate? Non ci abbiamo una lira, vabbè, continuo a pagarmela sola. Cioè, questo è il mio capo d'accusa, che sono l'unica che non grava sui bilanci del PD, perché mi è stato detto: no, non abbiamo soldi. Continuo a pagarla io, con grandi sforzi, guadagnando 1500 euro al mese. Pagarmi una sede di 500 e passa euro per me è un grande sforzo. Me la pago io, la metto a disposizione della comunità, riceviamo i cittadini lì dentro, quando piove ospitiamo anche le associazioni, abbiamo accanto i Boy Scout, noi abbiamo i Boy Scout nei locali vicino a noi, con cui dividiamo il bagno, facciamo a turni di pulizia dei bagni noi con i Boy Scout. Cioè, ma di che stiamo parlando? Abbiamo messo uno sportello di SOS legalità, e invitiamo i ragazzi a fare le associazioni culturali del territorio a fare riunioni da noi, perché poveri la sera non sanno dove andare. No, io allora Patrizia, scusami, perché poi dobbiamo salutarci. Io sono portato a crederci, perché ti conosco, insomma, so chi sei. Quello che mi è difficile da capire è che comunque, a fronte di un problema che evidentemente coinvolge il PD romano, che altrimenti non sarebbe stato commissariato, non ci sarebbero le cose che vediamo, insomma gli arresti che ci sono stati, poi si mette in mezzo una situazione dove all'apparenza non c'è nessun problema. Perché? Okay. Cioè, io non ho capito, ci sono tanti problemi veri, devi creare anche i problemi Bravo. Falsi, è questo che non si capisce. Bravo, ma infatti hanno toccato, secondo me, una... Cioè, se loro fossero stati, avessero avuto un'onestà intellettuale e politica, parlo di onestà intellettuale, di dire: vabbè, cioè, ti chiamavano, dicevo: guarda, sto circolo. A me Orfini mi ha detto: Patrizia, sai, dice, cerchiamo un nuovo circolo, ti metterà la sede e la paga il PD. Io ho detto: ma figurati, sono felicissima, perché non paghiamo, cioè non pago più io, ma figurati, paga la cittadina Patrizia Prestevino, invece paga il partito, a me sta anche bene, anche giusto la linea. E poi ti si dà la coltellata e ti si dice: no, guarda, tu stai sotto accusa anche perché hai messo a disposizione la tua sede. Ma dai ragazzi, ma sta roba è da politburo, ma di che stiamo parlando? Cioè, e poi hanno toccato noi, cioè adesso gira l'hashtag: siamo pericolosi, perché ormai la buttiamo a ridere, cioè una risata li seppellirà.
Ma io io veramente giuro, sono più incredulo di te, perché tra l'altro non ci sono neanche motivi di opposizione all'attuale dirigenza, evidentemente, quindi non si capisce proprio. Cioè, ma ti vogliono colpire con me, infatti, ragazzi di 20 anni, infatti, pensionati, insegnanti, perché ti vogliono colpire. Ci sono tanti problemi veri, ne crei finti, non si capisce. Stefano, sarò una famosa capobastone, non lo so. Non so che offrimi una cena allora a questo punto, la cena di sto scherzando, evidentemente. No, però al circolo. È incredibile, sì, facciamo una cena di pesce al circolo. No, vabbè, dai ragazzi, la butto a ridere perché ho già pianto abbastanza, non meritano le mie lacrime, adesso si combatte, punto, ma non esiste proprio, a me dispiace. Poi se mi vogliono far pagare, che un mese fa ho cominciato a dire che Marino non può più andare avanti così, bontà sua, facesse un passo indietro, e quando l'ha detto anche Renzi, per me è stato musica per le mie orecchie, perché meno male anche il Presidente del Consiglio ha aperto gli occhi, perché da romana io non ce la faccio più. Io da romana sono, da ex Presidente di Municipio, da romana sono basita di quello che sta succedendo a Roma. E poi mi ritrovo che la cattiva sono io, tra virgolette, e i ragazzi miei che fanno di tutto per contrastare, perché sappiate, perché loro governano male e poi la gente viene a protestare da noi. Loro governano male, fanno casini, e poi la gente per strada ci insulta, a noi che abbiamo il coraggio di andare con i simboli del PD per strada. Loro governano male e poi cattivi siamo noi. Auguri. Grazie Patrizia. Ciao Patrizia. Grazie Patrizia. Ciao.